Ciao a tutti, sono Roberto Giacomelli e oggi vi parlo del regista messicano Guillermo del Toro, in occasione dell'uscita nei cinema del suo ultimo film, The Shape of Water, La forma dell'acqua, nelle sale dal 14 febbraio. Guillermo del Toro esordisce alla regia nel 1993 con Kronos, un horror fantastico che parla di immortalità, e da qui subito è stato notato ad Hollywood. E dove gli è stata affidata la regia dell'horror Mimic, in cui una razza di scarafaggi mutanti infestano il sottosuolo di una grande metropoli americana. Da qui la sua nuova regia è di nuovo in Messico per La spina del diavolo, che doveva essere il primo capitolo di una trilogia dedicata alla guerra civile spagnola. Da qui si dedica ai cinecomics. Il primo che dirige è Blade 2, tratto dal fumetto della Marvel, con l'ammazzavampiri Wesley Snipes. Subito dopo, nel 2004, dirige il primo adattamento cinematografico di Hellboy, il fumetto di Mike Mignola, a cui nel 2008 farà seguire Hellboy 2, The Golden Army, che ha un taglio molto più da commedia in confronto al primo capitolo. In mezzo a questi però abbiamo Il labirinto del fauno, che oltre ad essere un film vincitore degli Oscar, visto che se ne è portati a casa ben tre, è il secondo capitolo di quella trilogia ancora non compiuta sulla guerra civile spagnola. Nel 2013 Guillermo del Toro dirige Pacific Rim, che è diciamo la sua personale visione di quello che è l'immaginario fantascientifico nipponico, con mostri giganti e robot guidati da esseri umani. Poi il suo primo intervento televisivo è per i Simpson, di cui dirige una parte dell'episodio La paura fa 90 della stagione 25. Dopodiché si dedica a The Strain, che è una serie televisiva horror tratta da un suo romanzo, di cui dirige due episodi, nella prima e nella seconda stagione. E la sua nuova regia è per un horror, Crimson Peak, nel 2015, che è un grande omaggio al cinema gotico della Hammer. Dopodiché abbiamo Shape of Water, che appunto esce tra pochi giorni al cinema, però è stato molto attivo Guillermo del Toro anche come produttore. Infatti possiamo ricordare tra i film da lui prodotti Orphanage nel 2007, Splice di Vincenzo Natali nel 2009, Non avere paura del buio del 2010 e La madre del 2013, l'horror che ha fatto esordire al cinema Andy Muschietti, il regista di It.